Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Amelia e quello di oggi è un video lista. Sì, lo so, vi ho già triturato i marioni con i video lista, ma in uno slancio di mania ossessivo compulsiva mi sono accorta che nella playlist dei top e flop del nostro canale manca la mia top 10 dei seinen, e quindi ho deciso che ve la cuccate oggi perché non avevo idee su che video fare. Quindi, se non siete avvezzi a questa tipologia di video, sappiate che prendo i fumetti della mia collezione e do loro i punteggi in base ai punteggi che si sono cuccati sul sito di Anime Click e poi li metto nelle liste. Ovviamente vi lascio il sito di Anime Click qui sotto in descrizione e niente, oggi vi cuccate 10 migliori seinen della mia collezione votati dall'utenza di Anime Click. Io ho circa 130, forse un attimino di più, serie seinen nel mio arsenale, tra volumi unici e serie un po' più lunghe, e niente, oggi vi cuccate i 10 migliori. Partiamo subito perché è già un minuto. Ma comunque, con un punteggio di 8,606 troviamo il polverone che si è scatenato negli ultimi tempi, grazie alla zia Planet, che è Akira, Katsuhiro Otomo. Io ho la vecchissima versione collection che costava 12 euro. E niente, non penso che Akira abbia bisogno di presentazioni. Scusate se vi tiro fuori dei volumi a caso delle serie, ma sono quelle che sono riuscita a recuperare dagli armadi, ma comunque, Akira. Al nono posto troviamo il Sensei Urasawa. Con un punteggio di 8,652 troviamo Pluto, che a me è piaciuto un botto. Forse ve ne ho anche parlato in un video, se lo trovo ve lo lascio qua sopra nelle schede. All'ottavo posto, con un punteggio di 8,657, quindi neanche proprio così sopra rispetto a Pluto, troviamo sempre il Sensei Urasawa con 20th Century Boys, che è stata la prima opera sua che ho letto, mi ha folgorato, basta, mi sono innamorata di lui alla follia, adoro, è bellissimo. Anche di questo qui, scusatemi se vi ho tirato fuori il volume, cos'è, il 20, ma è quello che ho trovato per primo negli armadi. Poi, al settimo posto, e qui mi devo fare un mea culpa, con un punteggio di 8,671 vi devo mostrare un volume che ancora non ho letto. È un po' impegnativo da leggere, il Sensei Yukimura con Planetes. Scusate, ma pesa una tonnellata perché è l'edizione della Planet che raccoglie tutti i volumi in uno solo. Cartonato, io l'avevo recuperato con un buono perché costa la bellezza di 45 euro. E quindi niente, non l'ho ancora letto, ma confido che sia meraviglioso. Con un punteggio invece di 8,685 raggiungiamo il Sensei, che è il mio... Lo amo, raga, lo amo, cosa ci devo fare? Con Quartieri Lontani. Io ho questa bellissima e vecchissima edizione Coconino, ma dovrebbe essere uscito anche con la Gazzetta, se non sbaglio. Quindi se riuscite a recuperarlo, questo ve lo consiglio. Non è il mio favorito del Sensei, però è comunque meraviglioso. Se vi capita di recuperarlo, è una lettura stupenda. Al quinto posto troviamo sempre il Sensei Taniguchi, stavolta con una delle sue opere che preferisco in assoluto, e un punteggio di 8,780. Parliamo di Al tempo di papà. Questo è meraviglioso, anche di questo vi dovrei aver parlato in un video, se non sbaglio, che vi lascerò eventualmente sempre nelle schede. Meraviglioso, meraviglioso, e anche questo qui dovrebbe essere uscito con la Gazzetta. Al quarto posto, con un punteggio di 8,795, troviamo un altro, non è neanche un maestro, è il maestro. Parliamo naturalmente di Osamu Tezuka con La storia dei tre Adolf. Io ho questa vecchissima edizione della Hazard, però la Osamushi Collection della J-Pop lo ha ristampato in due volumi, se non mi sbaglio. Questo è meraviglioso, è qualcosa di eccezionale, rasenta la perfezione del fumetto, e anche di questo dovrei avervi parlato in un video che, se trovo, vi lascio sempre qua sopra. Meraviglioso. Al terzo posto, con un punteggio di 8,929, troviamo un'opera che attualmente è in ristampa da parte della Planet, del Sensei Samura, e parliamo dell'Immortale. L'Immortale mi sta piacendo molto. Violentissimo, ma mi sta piacendo molto. Anche se l'edizione non si merita tutti i soldi che la sta facendo pagare, ma vabbè, non siamo qui per dissare la Planet ancora.
Al secondo posto troviamo con un punteggio di 9,267. E qui. Troviamo il sensei Urasawa con Monster. E niente, non penso che abbia bisogno di presentazioni questa. Penso che più o meno all'unanimità sia considerata l'opera più importante e magnifica del maestro. Niente, è una meraviglia se vi capita di recuperarlo. Forse anche di questo qui ho parlato in un video, nel caso ve lo lascio qua sopra, ma è veramente, veramente stupendo. Mio Dio, troppa bellezza in un video solo, raga, ve lo dico. Al primo posto, perché lo so che voi pensavate che Monster fosse al primo posto, ma al primo posto, signori miei, c'è una donna. C'è una donna che ha raggiunto un punteggio praticamente la perfezione, con un punteggio di 9,938. L'unico manga finora edito dalla Star Comics. E signori miei, parliamo di Mason Ikkoku. Cioè, adoro. Adoro. La sensei Takahashi si conquista il primo posto nella mia classifica Seinen. E niente, questi erano i 10 fumetti seinen più belli della mia libreria. Fatemi sapere in un commento se conoscete qualcuna delle opere citate in questo video, se voi ne possedete qualcuna, se siete d'accordo con questa lista o meno, che ne so, c'era qualcosa che vi avreste preferito in un'altra posizione, quali sono i seinen che voi preferite. E niente, io vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e che qui sotto in descrizione, vi ricordo, trovate tutti i link per seguire Meran sia su Facebook che su Instagram che su Telegram. Detto ciò, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Bye bye!